ha bisogno di aiuto è il benvenuto qui. Cos'ha per muoversi così? No, state indietro! Guardie! Salute, Claudia. Sei qui per il registro? A presto, Ezio. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Diamo un occhio alla lista. Buon viaggio!
Avanti, lasciate che vi presenti. Venite, amici! Vi posso fornire qualsivoglia opera d'arte! Oh, oh, andiamo! Piano! Vai, vai! Leonardo! Ezio? Che fortuna! Io... ho avuto un piccolo contrattempo. Vediamo se posso aiutarti. So come aggiustarlo, ma da solo non ci riesco. Ce la fai ad alzare il carro? E questo cos'è? Eh? Pare un pipistrello gigante. Oh, nulla. Un'idea alla quale sto lavorando. Non potevo lasciarla indietro. A che serve? Ebbene, non è ancora il caso di parlarne. Ah, al diavolo! Non ce la faccio a trattenermi. Ezio, credo di aver scoperto come far volare un uomo. Avanti, su, guido io. Ma non ti ho nemmeno detto dove sto andando. Venezia, che città magnifica! Così tante fonti di ispirazione, il ponte di Rialto, piazza San Marco, l'arsenale! Shh. Che accade? Non siamo soli. Ma che succede? Chi sono? Uomini di Rodrigo Borgia. Perché? Che vogliono da noi? Credo ci vogliano morti. Nasconditi, presto! Cercano di salire a bordo! Falli cadere! Ezio, qualcuno è salito! Fate le curve strette per far inclinare il carro! Ezio, guardati le spalle! Fa qualcosa! Oh!
non rovesciare il carro sul lato! Reggi di forte! E prega che ce la facciamo! Altrimenti non riusciremo più a ripararci. Leonardo, sono qui per me, non per te. Ti raggiungo più tardi. Eccolo, prendiamolo! Non ci vorrà molto.
Arriva un uomo potente. Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto qui. Basta. Ehi, non sono contro di voi, amico. Io l'avevo raccontato. Io glielo ho detto, sì. No, state indietro, basta! Membri della confraternita di San Paolo. A causa degli improvvi da mare. Nobili prezzi per nobili articoli. No, state indietro. Grazie, Ezio. Mi hai salvato la vita. Ho fatto quel che occorreva. Tu avresti fatto altrettanto. Ne dubito. Il valore non è il mio forte. Ti sono debitore, amico. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! Quello è il traghetto. Venezia ci aspetta. Il lasciapassare? Di che parlate? Non hai un lasciapassare? Non si entra a Venezia senza lasciapassare. Chi va invitato? Nessuno. Basta. Allora niente da fare. Tranquillo, Leonardo. Mi inventerò qualcosa. Non statevene l'impalate, mi serve aiuto! Madonna. Oh, siete carino. Le donne vi apprezzeranno. Non cercavo di far colpo. Solo di aiutare qualcuno in difficoltà. Esattamente il motivo. Qui fate colpo. E voi siete messer... Auditore, ma vi prego, chiamatemi Ezio. E tu, Caterina. Ora, Ezio, ti meriti una giusta ricompensa. Hai qualche suggerimento? Forse c'è qualcosa che potresti fare per me. Sono tutto orecchi. Thank you.
Sì, signora. Come volete, signora. Non ti darà più disturbo. Ho provveduto io. Grazie, Caterina. Forse ci incontreremo ancora. Se mai dovessi trovarti a Forlì, sarebbe un piacere porgerti il benvenuto. Non vedo l'ora di godere della tua ospitalità. Vi prego di accettare le mie umili scuse, signore. Se avessi saputo... Non datevi pena, amico. Sta attento, Ezio. Lo sai chi era quella? La mia prossima amante? Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, suo marito è il signore di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto è giovane e bella. Il mio tipo di donna, insomma. Ma...